Ero per strada e stavo tornando a casa al mio appartamento. Già dagli scorsi giorni avevo iniziato a vedere delle strane allucinazioni, delle strane creature a girarsi per quell'edificio. Ma non potevo neanche immaginarmi cosa sarei arrivato a fare per scapparne. Ragazzi, dove cavolo mi trovo? Ho bisogno di andare al mio appartamento. Ma dove cavolo siamo finiti? Sono le 12 di notte e noi siamo in mezzo al nulla. Dove cavolo siamo finiti? In mezzo a un parco col cielo rosso e tutto con questa atmosfera a mo' di Chernobyl. Che cos'è? Questi palazzi sovietici sono questi? Che cosa sono? Va bene, comunque, dobbiamo andare al nostro appartamento, a quanto pare. E andiamoci allora. Ma qual è il nostro appartamento? È questo il vero punto? Mi sa che uno di questi sarà il nostro appartamento, no? Questa non è la mia entrata. Ok, allora vediamo quest'altro appartamento. Magari potrebbe essere questo. Vediamo. Esattamente, siamo entrati. Oh, porca miseria, che brutti rumori che sento. Ok, saliamo le scale. Sentiamo come saliamo bene le scale. Andiamo di sopra al nostro appartamento. Non possiamo per niente dimenticarci dove siamo arrivati. Ok, sono le 00:05 di notte. E qua al posto delle porte ci abbiamo le tende. Va bene, non ci importa niente. Noi continuiamo a andare in casa nostra. Che casa brutta, triste. Una TV che neanche va a nessun programma. Va bene, continuiamo ad andare. Ok, si è spenta da sola. Non paghiamo neanche le bollette a quanto pare. Non ho bisogno di andare qua. Va bene, allora non andiamo, stai tranquillo. Qui che cosa c'è? Il nostro frigo. Vedo che abbiamo tanto cibo dentro il nostro frigo. Alci, il frigo è vuoto, devo andare fuori a prendere un po' di cibo. Va bene, quello che ho pensato anch'io. Qui non c'è niente, qua abbiamo una nota da leggere. E leggiamola allora. Tutte le persone sono diventate così simili. È difficile per me riuscire a riconoscerle. Sembra che magari non abbia avuto abbastanza sonno. Pagina di diario 13. Ok, comunque lì ho visto un'altra pagina di diario. Magari possiamo andare lì e ci potrà leggere qualcosa. Vediamo qua cosa ci dice. Sembra che la mia condizione sia diventata peggiore dopo l'incidente. La mia testa mi fa male. Diario, pagina 12. Ok, comunque ragazzi dobbiamo andare fuori a fare un po' di spesa, mi hanno detto. Alle 12 di notte. Alle 12 di notte noi andiamo a fare la spesa al supermercato. Porca miseria, che brutta atmosfera che c'è dentro questo posto. Che brutto negozio e che brutte persone che ci sono lì. Porca miseria, ragazzi. Che cavolo è questo posto? Che brutta persona. Dove cavolo ce li hai gli occhi? Va bene, comunque dobbiamo comprare del cibo. Prendiamo tutto il cibo dagli scaffali. Prendiamo tutto, non ci importa. Prendiamo un po' di tutto. Perché va bene così. Facciamo la spesa un po' così. Un po' alla cavolo. Vediamo qui che cosa ci abbiamo. Niente. Bevande. Andiamo a pagare a questa signorina che non sembra proprio normale. Va bene. Buongiorno. Ti costerà 3,6 dollari. Grazie per il tuo compra. Ok, va bene. Andiamocene via di qua il più presto possibile. Non voglio rimanere con questi scalmanati pazzi in testa. Porca miseria, siamo ritornati a casa ed è spawnata una nuova lettera. Leggiamo. Oh, ora capisco cosa gli sta succedendo. Perché sono tutte le facce così simili? Sono diventate tutte sfocate. Non mi riconosco neanche più nello specchio. Diario, pagina 15. Ok, porca miseria, che cosa sta succedendo? E chi è questo uomo su questo quadro? Porca miseria, ragazzi. Vediamo qua se abbiamo un'altra lettera. No, a quanto pare non abbiamo più nessuna lettera. E abbiamo dovuto andare a dormire, probabilmente. Non devo andare lì. Ok. Allora che cosa dobbiamo fare? Guardare la TV? Non dobbiamo guardare la TV. Che cosa dobbiamo fare? Magari andare sul divano a riposarci? Esattamente, dobbiamo andare sul divano a riposarci. Vediamo che cosa faremo, perché è tutto così strano questo mondo. Ok, mattina di nuovo, ma qui fuori non mi sembra molto mattina. Il mio pacco è arrivato, devo andare all'ufficio postale. C'è intanto un'altra lettera da leggere qui. Vediamo che cosa ci dice. Ho iniziato a vedere le facce di nuovo. Però c'è un problema. Queste non sono facce come al solito. Sono un miscuglio di occhi, denti e qualcos'altro. Io non ce la faccio. Io non riesco a riconoscermi.
Non posso dire a nessuno di questo. Diranno che sono pazzo. Diario pagina 21. Porca miseria, ragazzi. Che brutta storia che stiamo vivendo. Porca miseria, come cavolo è possibile? Che malattia ci abbiamo? Schizofrenia. Ah, ok, è proprio brutta la situazione qua. Va bene, comunque è arrivato il nostro pacco. Andiamo dal signore a chiedere il nostro pacco. Buongiorno. Dimmi il tuo nome completo. Va bene, per favore aspetta un minuto. Ok. Ok, come si muove, signore? A teletrasportazione. Porca miseria. Ha trovato il mio pacco, signore? O devo venire di lì a aiutarla? Guarda, vengo lì a aiutarla se vuole. Non c'è problema. Vediamo intanto che cosa c'ha qui il signore in questa porta. Che cosa c'ha qui il signore in questa porta? Oh, porca miseria, perché sono andato in questo posto? Che cos'è questo posto, ragazzi? Porca miseria, dove cavolo siamo finiti? Dove cavolo siamo finiti, ragazzi? Che cavolo stiamo facendo? Oh, che c'è qualcuno lì, una sedia. Una sedia in mezzo alla stanza? C'è una lettera, però leggiamo questa lettera. La situazione continua a peggiorare. Le facce diventano sempre, sempre più terribili. Non riesco a capire bene se sia un umano oppure se sia qualcos'altro. Non riesco più a fidarmi dei miei occhi. Sono spaventato, ma potrebbe essere valoroso. Sono spaventato, ma potrebbe essere utile vedere un dottore. Però quello vorrebbe dire che sono veramente pazzo. Diario pagina 24. Ok, stiamo impazzendo a quanto pare. Stiamo impazzendo proprio. Che cosa? Che cosa sta uscendo da... Che cosa cavolo sta uscendo dal... oh no, devo andare in tempo alla porta. Non ce la faccio però, non ce la faccio però. Non ce la faccio tornare in tempo alla porta. Non ce la farò, non ce la farò, non ce la farò, non ce la farò. Non ce la farò, porca miseria, non ce la farò. Non ce la farò, non ce la farò. Aia. La vittima è stata trovata nell'ufficio postale con un attacco cardiaco. I dottori hanno provato ad aiutare, ma il paziente è morto. Tempo stimato di morte, 9:40 di mattina. Oh, porca miseria, ragazzi. Finale 1-2, quindi a quanto pare possiamo riuscire anche a scappare da quelle manacce schifose. Ok, allora andiamo subito veloci. Andiamo subito veloci ora. Non facciamo più prenderci da quello schifo di mani. Ok, leggiamo la lettera. E giriamoci veloce. E corriamo. E corriamo, veloci. Prima che le mani arrivino. Non ce la faremo. Noi ritorneremo indietro senza problemi. Ritorneremo indietro senza problemi, ragazzi. Le mani non ci arrivano. Le mani non ci prendono. Le mani non ci prendono. Dobbiamo andare. Dobbiamo andare veloci. Dobbiamo scappare veloce da queste mani schifose. Dobbiamo scappare veloce da queste mani schifose. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Ce l'abbiamo fatta. Non mi guardare in questo modo. Era solo un'altra allucinazione. Ma non c'era neanche la non c'era nessuna porta lì, che cavolo. Che giochi mi stai facendo, signore? Vabbè, intanto noi ci abbiamo qua il nostro pacco, ce ne andiamo. Ciao, 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 signore. Porca miseria. Che robacce strane che ci sono in questo posto. Ok, ora che cosa dobbiamo fare? Sono le 11:30 di pomeriggio. Probabilmente avremo un'altra lettera qui da qualche parte. Legge, non c'è il nostro pacco qui, ma... è tardi, dobbiamo andare a dormire. Va bene, andiamo a dormire allora. Ah, noi dormiamo direttamente sul divano, non andiamo mai nella nostra stanza da letto. Va bene, allora dormiamo sul nostro divanetto, molto molto comodo. Ok, perché siamo svegliati nel mezzo della notte? Che cosa sta succedendo? Perché siamo svegliati nel mezzo della notte? Che cosa? Oh no, si è attivata la TV da sola? Com'è possibile che si è attivata la TV da sola? Com'è possibile che si è attivata la TV da sola, ragazzi? Che programma volete dare alla TV? Che programma volete dare alla TV? Oh, che cos'è che sta... Il mostro sotto il letto! Il mostro sotto il letto mi sta prendendo! Il mostro sotto il letto mi sta prendendo! Il mostro sotto il letto mi sta prendendo! Oh, porca miseria! Che cavolo è questa roba? Che cavolo è questa roba che sta uscendo da sotto il mio divano? Un'allucinazione? Spero di sì, perché questo magari è una sleep paralysis. Non so che cosa sia. Porca miseria. Era una paralisi del sonno. Era una paralisi del sonno, mi sa. No, il nostro cuore batte così forte. Dov'è il nostro corpo, però? Siamo solo... Dov'è il nostro corpo? Che cos'è questo?
Qualcuno sta bussando alla porta. Ok, alle 2:40 di mattina. Chi è che bussa alle porte a 2:40 di mattina? Oh, porca miseria, che cos'è questa roba? Che cavolo è? È tempo di aprire il mio pacco nella cucina. Ok, apriamolo. C'è un coltello. Non pensavo che le persone potrebbero facce come quelle. Sono sicuro che queste non siano persone. E queste vogliono... E loro vogliono farmi del male. Non sono io che sono impazzito. È il mondo che è impazzito. Devo comprare qualcosa per self defense. Per difesa personale. Abbiamo preso il nostro coltellozzo allora. Abbiamo preso il nostro coltellozzo e ora ammazzeremo questa persona. Ora capisco. Tutto il mondo è impazzito. E queste creature mi vogliono... Però io mi ammazzerò prima. No, non farlo! No! Sono già qui. Non ho nessuna scelta. Oh no! Oh no! Non fare questa cosa. No, non farlo ancora. No! Oh, porca miseria. Oh, è la porta sbagliata. Questo non era il mio appartamento. Oh no, quindi era una persona normalissima. Porca miseria. Va bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere il mio video. E noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao, ciao.